152 famiglie dei comuni di Salerno, Baronissi e Pellezzano hanno presentato il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per i diritti dell'uomo, in particolare di tre articoli: il diritto all'informazione, perché gli enti pubblici, lo Stato italiano, la Regione, il Comune, l'ASL, e il Comune di Salerno non hanno mai informato la popolazione del pericolo che correvano a vivere accanto ad una fabbrica dei veleni. La mancata informazione, il diritto della violazione della vita, il diritto alla vita e alla vita familiare, quindi il diritto alla salute. Comunque tre articoli della Convenzione dei diritti dell'uomo che, secondo questo ricorso, sono stati violati. Ci siamo rivolti allo stesso studio, lo studio Saccucci e Partner, che ha seguito il ricorso a Taranto per quanto riguarda l'Ilva. Ancora una volta similitudini, Taranto e Salerno sono uniti in questa lotta per garantire il diritto alla salute, l'articolo 32 della nostra Costituzione. Questo ricorso, siamo fiduciosi, potrà condannare, vedrà condannata l'Italia e tutti gli organi in maniera sussidiaria, quindi la Regione Campania, il Comune di Salerno, la Provincia, l'ASL, l'ARPAC e così via, tutti quegli organi che dovevano tutelare la salute dei cittadini e non l'hanno fatto. Chiediamo giustizia in Europa per far venire fuori tutte le complicità e tutti i danni che la mala politica, questa politica complice, ha causato a danno della collettività. Noi siamo fiduciosi, abbiamo chiesto, gli avvocati hanno chiesto la trattazione urgente alla Corte, quindi entro un paio di mesi sapremo se verrà accolto il ricorso. Nel momento in cui verrà accolto il ricorso, che è il primo step, la Corte Europea di Strasburgo andrà avanti e farà il processo all'Italia. E ci auguriamo e siamo convinti che l'Italia, come per Taranto, verrà condannata per non aver tutelato la salute pubblica dei cittadini e per essere stata complice di imprenditori disonesti come Pisano che violano la legge da decenni e che invece di stare in galera e di scontare le pene a cui vengono condannati, continuano a creare danno e veleno sul territorio.